Questo programma è offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima è in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Kinetech, studio professionale di fisioterapia del dottor Mattia Scaramagli. Buongiorno, bentrovati con l'appuntamento sportivo di qui Bologna.tv. Andiamo a vedere le notizie che riguardano la nostra città, la nostra provincia. Bologna è già a Manchester ed è già in campo da ieri pomeriggio per un primo allenamento. Oggi match amichevole contro l'Under 21 del Liverpool e lavoro sul campo per chi non sarà impiegato in questa prima partita. E intanto il mercato tiene banco, si riparla sempre di Taider che il Bologna a spanne potrebbe cedere solo in cambio di un'offerta sostanziosa, importante e non certo con i nomi menzionati nella trattativa citata con l'Inter. Anche se si vocifera, da verificare, che Pioli avrebbe quasi minacciato di andarsene se accadesse una cessione di questo tipo. Sembra più una buttata estiva che una certezza. Intanto si parla di un possibile ritorno a Bologna, quello di Alessandro Gamberini, ora al Napoli, da cui potrebbe arrivare anche Fernandez per costruire una difesa un po' partenopea. Ma tornando appunto alle cessioni, dopo quelle di Pulzetti al Siena, ecco Abero che lascerà Bologna, non probabilmente col Bari, che anche se in prima fila sembra non sia una destinazione gradita al giocatore e al suo procuratore. E insieme a lui partirebbe, ma per fare ritorno invece in patria, Federico Rodriguez. Si parla anche di un interessamento per un altro Federico, cioè quello di Casarini, che il Carpi riprenderebbe volentieri dopo gli esordi degli anni giovanili. Intanto definite le date per la stagione della primavera di Leo Colucci: sabato 24 agosto via al campionato con i rossoblù inseriti nel girone a 14 squadre che comprende tra le altre Carpi, Cesena, Empoli, Genoa, Juventus, Modena, Novara, Parma, Sampdoria, Sassuolo, Siena, Spezia e Torino. Passiamo invece alla notizia, un lutto che colpisce la squadra rossoblù. Ricoverato da qualche mese si è spento Dino Ballacci, cresciuto nelle giovanili del Bologna, esordì in prima squadra nel 1946, divenne titolare inamovibile di quel Bologna anni 50 fino ad assaporare la maglia azzurra dell'Italia. Terzino sinistro, finita la carriera agonistica, passò poi a fare l'allenatore con qualche soddisfazione. 306 le partite disputate ed 8 reti segnate, insomma una bandiera che se ne va. Arrivi e partenza in casa Virtus, il centro ala Angelo Gigli lascia la casa bianconera per accasarsi all'Olimpia Milano con un biennale sottoscritto. Per un giocatore che parte, uno che arriva, stiamo parlando di Casper Ware, a guardia lo scorso anno in Lega 2 a Casale, giovane promettente, si era già messo in luce agli esordi americani confermandosi nella scorsa stagione in Italia come uno dei migliori giocatori di Lega. Poco meno di 1,80 m, non ancora 23 anni. In casa Fortitudo continua il ruolo di collante di Marco Calamai, anche in palestra dove coach Tinti sta costruendo la squadra che sarà, visionando tantissimi giocatori. Uno di questi potrebbe essere Massimiliano Sanna, classe 88, ala nell'ultima stagione a Firenze, una soluzione che soddisferebbe team e staff tecnico. Buona prestazione dei bolognesi Alessio Tenani e Andrea Rimondi, che hanno concluso in terza posizione la 5 giorni degli Appennini di Orienteering, gara internazionale con campione del mondo in gara. I portacolori della polisportiva Masi si sono distinti nella prova urbana nel centro storico di Genova, buone anche le prove degli Under 14 di Casalecchio. È tutto per oggi, vi rimando all'appuntamento di domani, grazie. Questo programma è stato offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Kinetech, studio professionale di fisioterapia del dottor Mattia Scaramagli.